Pescara, specialmente in questo periodo, è molto esigente. Ah, giustamente ha sempre avuto la fortuna di calcare sempre Serie A e Serie B. Adesso era tanti anni che non rifacevamo la Serie C, però penso che in questo momento qua la squadra stia rispondendo bene alle critiche ricevute negli anni passati, quindi è prima in classifica, sta facendo bene, ha un'anima finalmente rispetto agli anni passati, sa quello che fa e vedo anche un pochettino più di attaccamento a un po' di appartenenza alla città, un po' di appartenenza che forse negli anni passati è venuta a mancare, infatti i risultati non sono venuti. Il fatto di vincere negli ultimi minuti, questo significa che la squadra è sempre viva, ha sempre voglia di raggiungere il risultato. L'unica cosa deve stare attenta perché subiamo sempre gol. Mi sembra che in tutte le partite che abbiamo fatto abbiamo subito gol. È normale che quando sei una squadra che deve vincere, devi avere reparti omogenei. C'è anche già la difesa deve essere strutturata, deve dare garanzia, ma se non hai poi un buon centrocampo che fa filtro, che ti costruisce e hai un centravanti che almeno in categoria ti garantisce dai 12 ai 15 gol e i campionati è dura che riesci a vincerli. Però penso che gli acquisti che ha fatto il Pescara, specialmente davanti rispetto agli altri anni, quest'anno i gol dovrebbero venire, anche se ultimamente i gol vengono dagli esterni e dal centrocampista come Memusciai, che ce l'ha già fatto, il terzino destro